Buongiorno bella gente e benvenuti nel mio canale. Un'altra volta vi porto un trattamento per i capelli fantastico, come vedete i capelli effetto paglia, il risultato è veramente splendido, li adoro, morbidi. Prima di cominciare spero che mi lasciate un like, iscrivetevi al canale per sostenere il mio lavoro. Adesso andiamo con la nostra preparazione di questa maschera idratante per i capelli. Questa volta useremo l'aloe, sapendo che ce l'ho nel balcone, quindi ho detto, ma sì, dai, oggi gli diamo un taglio all'aloe. E comunque ce la faremo, ce la faremo. Tagliamo prima i bordi, poi dopo cerchiamo di prendere il gel. Comunque l'aloe lenitivo, idratante, fortificante per i capelli. E toglievi il crespo, aiuta tantissimo i capelli danneggiati. Adesso con questo caldo, più o meno i miei capelli, ma credo i capelli in generale, si seccano tantissimo, ma proprio tanto. I miei dopo 2 giorni, anche se li do tanta idratazione, mi si seccano. Vi ricordo che io vivo in Spagna, c'è un caldo come il caldo credo che a Roma o più in giù in Sicilia. È abbastanza tenso perché fa veramente caldo, quindi si seccano i capelli. Quindi io questo periodo uso tantissima idratazione e anche cercare di ripararli dai danni del sole. Comunque, ce l'ho fatta. Ho tolto via tutto il gel, anche se non è tantissimo, però comunque è sufficiente per quello che dovrei usare. Se lo usate da solo è poco, ma io invece vado a applicare la mia dose di preparazione che aiuta. Questo qua è un infuso che avevo fatto l'altra volta, vi lascio il link sopra. Un infuso di chiodi di garofano per aiutare la crescita dei capelli. Ci aggiungo qualche goccia di olio di argan. E aggiungo il mio balsamo classico che uso per i miei capelli, qualche goccia. Comunque, bella gente, se non avete l'infuso non succede assolutamente niente, potete utilizzare il gel di semi di lino se ce l'avete. Se non ce l'avete non usate niente, mettete solamente i 2 ingredienti e qualche olio in più. Io ho triturato, anzi ho frullato tutto e la mia maschera è pronta. Adesso uso le foglie che mi sono avanzate dell'aloe e lo vado a usare come una maschera, ma ne ho messo almeno 3-4 strati. Adesso andiamo a dividere i capelli e applicare la maschera che abbiamo usato. La quantità è giustissima, infatti come vedete io cerco di fare la quantità giusta perché così non mi avanza. Comunque se vi sembra poco aggiungete, dipende dal vostro volume del vostro capelli, dei vostri capelli. Se vi sembra meno potete mettere anche meno ingredienti, come volete voi. Adesso vi racconto un po' di aneddoti per le ragazze ricce. Non so se anche voi succedono le stesse cose che succedono a me. Primo, quante persone vi chiedono se sono i vostri capelli oppure una parrucca? Non so, in Italia mi è capitato poco, però qua in Spagna le persone veramente non riescono a tenere il loro pensiero, quindi credo che almeno una volta al giorno, la media di una volta al giorno, qualcuno mi chiede se sono miei. Ma quei capelli sono tuoi oppure Due, soprattutto i uomini over 60-70 che vi dicono. una parrucca? Ma io da giovane avevo capelli come i tuoi. A me mi capita spesso, abbastanza spesso. 3. Quando chiudete la portiera della macchina, anche a voi rimangono incastrate delle ciocche dei capelli. A me succede anche questo spesso. Non dimenticare di lasciare un like. 4. Quando camminate, fate la passeggiata nei boschi oppure nelle zone dove ci sono degli alberi. Dopo 2 giorni trovate delle foglie oppure dei rametti nei capelli. Spero che nei vostri commenti mi fate sapere quale numero, l'1, il 2, il 3 o il 4, che vi succede anche voi. Quindi non sono l'unica anormale tra le ricce. Come vedete cerco comunque di massaggiare
abbastanza sia il cuoio capelluto che la maschera per farla penetrare bene in tutti i capelli. Comunque basta, li levo e adesso vado a pulire casa. In frattempo la lascio a riposo, lasciata all'incirca 2 ore. Dopo che abbiamo lavato i capelli, guardate, col mio pettine magico che mi costa 1 euro, il risultato è favoloso. Se vi chiedete cosa sto applicando sui miei capelli in questo momento, la verità è una mescla, una mix di cose, di prodottini che sto provando per vedere se ne vale la pena o meno. È un'invenzione mia e quindi vi la farò sapere nei prossimi video, oppure vi farò sapere su Instagram per aggiornare, perché è una prova per vedere quanti giorni mi durano i miei capelli, perché con questo caldo purtroppo mi si seccano tantissimo. Adesso vado a applicare questa crema colorata di rosso per dare un po' di tocco di colore ai miei capelli. Adesso andiamo col rock and roll, sembro una pazza fuori di testa, una posseduta. E adesso il risultato è bellissimo. I capelli non li ho asciugati né col diffusore né col phon e il diffusore, ma l'ho asciugata al naturale perché ho lavato i capelli, sono andata a lavorare, sono tornata adesso in questo momento, sapendo che non lo toccate, sono belli così, però a me piacciono più voluminosi, quindi vado a prendere questo pettine separatore e vado a separarli. Il risultato è veramente favoloso, per chi mi segue sa che io uso questo pettine per separare, voluminizzare i miei capelli. E, come vedete, cerco di muovere e tirare, perché a me non mi interessa se il riccio viene proprio dalla radice, cioè la definizione del riccio viene dalla radice, perché preferisco il volume dei miei capelli. E il risultato è veramente favoloso. Io questa cosa qua la faccio tutti i giorni, perché la sera uso la cuffia e al mattina li separo in questo modo qua per darmi volume. Bella gente, se vi piace il mio canale, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità, e seguitemi su Instagram e Facebook. Bella gente, alla prossima, vi voglio un mondo di bene. Grazie a tutti.